Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. Questo è il video dei prodotti finiti del periodo. Come al solito, giù nell'info box trovate i post che ho fatto sul mio blog. Lì potete trovare inci, prezzi, dove acquistare i prodotti e tutte le informazioni del caso. Allora, parto con Random, con quest'acqua termale di Jonzac. Me la sono portata dietro per 2 anni. Utilizzata solamente in estate per bagnare le maschere o per rinfrescarmi al mare. Effettivamente rinfresca, io però non riesco a capire l'uso delle acque termali, quindi non credo di riacquistarla, non perché non sia buona questa, ma perché io non sono da acqua termale. Poi ho terminato lo shampoo della Yves Rocher Delicato, questo qua a buon inci, adesso ha cambiato packaging, non so se ha cambiato anche inci. Uno shampoo buonissimo, molto delicato ma comunque efficace, lava molto bene i capelli, non è aggressivo sulla cute, li lascia belli morbidi, mi è piaciuto molto, adatto anche a chi ha problemi di cute sensibile, pruriti eccetera, questo è veramente un ottimo prodotto. Poi sempre della Yves Rocher, un prodotto che adesso non si trova, non è più reperibile, questo gel doccia fior di magnolia, molto buono, buona la profumazione, una bella schiumetta, ma non si trova più, quindi amen. Poi ho terminato, non solo io ma anche mia sorella, questo deodorante freschezza naturale della Infasil, senza alcol, un buon prodotto, una buona profumazione, tiene molto bene, non irrita la pelle, mi è piaciuto. Questo principalmente lo utilizza mia sorella e credo di ricomprarlo se lo trovo in offerta. Ho terminato poi il detergente intimo biologico pH 3,5 di Omia alla malva, mi è piaciuto tantissimo, intanto dura un sacco di tempo, io l'ho acquistato in offerta perché il prezzo effettivamente è un pochino alto, buona la profumazione, è un gel abbastanza denso ma che si sciacqua facilmente, lascia la sensazione di pulito, si sente che rinfresca, che igienizza, che appunto la lava bene, non è un prodotto troppo delicato, è molto efficace ma comunque non causa problemi di irritazioni eccetera, cioè ci sono degli antibatterici naturali, mi è piaciuto, se lo trovo in offerta assolutamente lo riprendo, in più dura un sacco di tempo. Ho terminato il balsamo Splendore al cocco, questo qua vabbè ogni tanto quando rimango senza balsamo e ho pochi soldi lo acquisto perché costa meno di 1 euro. L'avrete provato tutti, un balsamo senza pretese, districa, ma niente di più, per 90 centesimi, 1 euro, va benissimo. Ho terminato anche questi sali da bagno, latte da bagno alla vaniglia. Vaniglia e sesamo della Sien, un profumo buonissimo di bambino. Io l'ho utilizzato per i pediluvi perché non ho la vasca, una buonissima profumazione, mi è piaciuto, l'ho acquistato in offerta, ogni tanto questi prodotti si ritrovano nei cestoni con le cose in offerta, quindi se lo trovate acquistatelo perché comunque è un buon prodotto. Ho finito poi questo latte d'avena delicato dell'Angelica, questo qua, buonissimo prodotto, una profumazione che mi piace veramente molto, lava molto bene in maniera delicata, lo utilizzo per lavare le mani, non va a seccare la pelle e mi è piaciuto veramente tanto, se lo trovo di nuovo lo riacquisto, questo qua l'ho acquistato in un negozietto della mia città, comunque credo che si possa trovare un po' da tutte le parti, 300 ml, veramente un buon prodotto. Devo gettare questo burro cacao scrub per le labbra di Silveco, io avevo iniziato a utilizzarlo, un buonissimo prodotto, sa di menta, scrubba molto bene, il problema è che un giorno sono andata a prenderlo per applicarlo, l'ho applicato e mi sono ritrovata le labbra completamente incollate, come se avessi passato sulle labbra l'Attac o quelle colle tipo per incollare le scarpe, neanche il Vinavil, e non riuscivo a togliere la colla, cioè io mi sono lavata le labbra, il viso per giorni, sono rimasta almeno 3 giorni con le labbra completamente appiccicate che non sapevo come fare, quindi niente, lo devo buttare, non so perché è successa questa cosa, non ha preso caldo, insomma era in bagno fuori da lontano da fonti di calore, dalla luce, è successo questo e niente, lo dovrò cestinare. Cestino anche questo rossetto della Yves Rocher
della linea Grand Rouge numero 42, mi era stato regalato, omaggiato in un ordine. La colorazione a me sta veramente malissimo e siccome è un rossetto vecchio non lo regalo a nessuno e lo vado direttamente a buttare. Poi ho terminato questo dentifricio della linea Puro di Forans, questa è all'aloe vera. Buonissimo dentifricio, molto molto fresco, forte di sapore, tipo mentolo, menta, una profumazione del genere. Lascia la bocca molto fresca, molto pulita, denti puliti. Mi è piaciuto molto, questo mi era stato omaggiato dall'azienda al Cosmoprof. Quello alla cannella l'ho regalato a mio amico perché io non sopporto la cannella, lui è piaciuto moltissimo. Quello allo zenzero l'ho utilizzato per metà, poi l'ho regalato a un altro mio amico che, a cui piace moltissimo lo zenzero, ho detto vabbè provalo, magari ti piace, e anche a lui sta piacendo molto. Quello allo zenzero e quello alla cannella vanno dosati perché pizzicano, se messo troppo prodotto pizzica la bocca, quindi va dosato. Comunque dei dentifrici ottimi e si trovano al Tigotà. Altro prodotto terminato è questa maschera di Sephora all'avocado. Queste maschere di Sephora a me piacciono moltissimo, ne avevo provata una all'Argan che mi è piaciuto molto di più, se dovessi ricomprarne una prenderei quella all'Argan, ma anche questa niente male, mi ha nutrito per bene le mani, soprattutto le cuticole intorno all'unghia. Io mangiandomi le mani, non le unghie ma le mani, sono sempre con quelle pellicettine bianche, e questa maschera riesce a togliermele perché me le va a nutrire e effettivamente le mani risultano belle morbide, belle nutrite per giorni. Con quella allarga l'effetto dura veramente molto di più, con questo dura una giornata l'effetto di mani nutrite, però comunque un buon prodotto. Il guantino rimane ben chiuso al polso, tanto siero all'interno, un buon prodotto. Poi ho terminato questa maschera per il viso, questa qua di Tony Moly al Tea Tree, questa, ha un profumo molto gradevole ed è molto 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 imbevuta di siero e quindi cola un pochino, la pelle risulta molto più liscia e leggermente più tonica. Non ho trovato, cioè per quanto mi riguarda non è una maschera di quelle super purificanti, super sgrassanti, assolutamente no, però comunque una buona maschera, mi è piaciuta. Vi consiglio di acquistarle però su internet perché le pagate un po' meno. Poi ho utilizzato anche questa maschera qua di Victor Philippe della linea Eliderma, la linea alla bava di lumaca, ha un inci ottimo, però mi ha fatto arrossare tantissimo la pelle, ho avuto un po' una reazione allergica, poi ho guardato bene l'inci e ho capito perché. Praticamente questa maschera ha acqua, bava di lumaca e al terzo posto ha l'aloe. Io l'aloe pura sul viso mi fa allergia. Nelle creme per il corpo non mi dà assolutamente fastidio, pura sul corpo non mi dà fastidio, se devo metterla però sul viso pura oppure se è dentro una crema ma molto in alto con l'inci mi fa allergia, in questo caso era molto in alto nell'inci e quindi mi ha dato una reazione allergica, però l'inci è veramente molto buona, è testata al nickel, la bava di lumaca viene da coltivazione biologica, però niente, mi ha fatto allergia. Tra l'altro ne ho anche un'altra che mi hanno regalato al Sana. Poi ho usato e terminato questa maschera della Dermal al vino. Allora, al quarto posto dell'inci c'è l'estratto di vino, ha un tessuto molto spesso, ben imbevuto, non cola, aderisce molto bene al viso, la profumazione però è molto molto forte, sta di vino rosso, sembrava un'ubriaca uscita da un negozio che vende tavernello, veramente mi sembrava di tornare da una festa di sfatti, dalla profumazione che poi mi ha dato alla testa perché era veramente forte, tavernello, insomma non è proprio piacevole. Comunque la pelle l'ha lasciata molto idratata e molto liscia, non è andata a appiccicare il siero, il viso, cioè come effetto mi è piaciuto moltissimo, l'unica cosa è la profumazione, ecco, per il resto una maschera top. Ho terminato questa crema mani della Yves Rocher, vaniglia e spezie, un'edizione vecchia limitata natalizia, mi sembra ve l'avevo messo tra prodotti top e flop, una roba del genere. Sì, profumazione buona, dolce,
non va a fare assolutamente niente, non idrata nulla, quindi tra l'altro non si trova neanche più, ma comunque non ve la consiglio. Terminato poi della Yves Rocher, questa mini taglia del gel crema Sebo Vegetal mi è piaciuto moltissimo, leggera, adatta a chi ha una pelle mista o grassa, perfetta per l'estate. Se avete una pelle normale e non volete appesantirla, questa è ottima. Mi è piaciuto, è un buon prodotto. Tra l'altro, con questo campioncino ho fatto un bel po' di applicazioni. Poi ho terminato queste qua che sono delle tisane a freddo dell'Angelica. Questa era abbronzatura con carota e vitamina A, C e. Mi è piaciuto, buonissimo il sapore, perfetto per l'estate, non va scaldata l'acqua, quindi in 2 minuti fate tutto. Buona e la riacquisterò per il prossimo anno, ve la straconsiglio. Acquistata alla Lidl, pagata una sciocchezza. Poi ho finito proprio stamani questo campioncino Melissa di crema viso riequilibrante della Saponaria. Non è adatta per il mio tipo di pelle, la mia pelle trasuda questa crema, quindi non credo di andare poi ad acquistare questo prodotto. Poi, terminata la crema corpo, energia e vitalità di Sapone di un tempo, buona profumazione, idratante, non appiccica, non unge. Questo è quello che ho scritto, perché questi campioncini li ho utilizzati un bel po' di tempo fa, comunque mi è piaciuta. Poi ho utilizzato ben 3 campioncini, questo qua, dello shampoo luminosità, shampoo splendore di Organic Shop. Allora, la profumazione non mi è piaciuta perché è troppo dolce, comunque fa molto schiuma, è un gel veramente molto molto denso, è buono ma mi ha seccato leggermente i capelli, quindi anche questo non credo di riacquistarlo. Poi, questa qua è la maschera all'avocado di Organic Shop, un profumo stra buonissimo, mi è piaciuto un sacco, però con un campioncino non sono riuscita a capire se è un buon prodotto o no, quindi boh. E poi ho terminato il bagno doccia purificante nutriente, sempre di Sapone di un tempo, con argan e anice e arancio dolce del Brasile. Buonissima la profumazione, lava bene, non secca la pelle, delicato, anche questo è un buon prodotto. Bene, questi erano i miei prodotti finiti, fatemi sapere se avete finito qualcosa voi, se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un like e un commento e se non siete iscritti al canale iscrivetevi che così aiutate me a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!